Mio figlio è una quattro ruote, è arrivata alla sua 8ª edizione. Lo stage è nato perché ci rendevamo conto, soprattutto 10 anni fa, oggi va un po' meglio, che i genitori, quando hanno un bimbo che non camminerà mai, fanno fatica ad affrontare il tema della carrozzina. Carrozzina è paura se non incontri altri genitori che il problema della carrozzina l'hanno già risolto. Qui i genitori si siedono sulla carrozzina, i fratelli pure si siedono sulla carrozzina, con attività pari alla loro esperienza, alla loro sensibilità, scoprendo che anche la forma, anche la misura e il modello di carrozzina può fare la differenza rispetto a dove abiti, a quanti scalini hai, a che macchina hai. La percezione della carrozzina, soprattutto quella elettronica, si modifica. Il genitore si rende conto che fornire una carrozzina elettronica al proprio bambino gli dà un'autonomia che diversamente non ha. Mio figlio ha quattro ruote, viene fatto in un posto come questo, dove gli spazi sono ampi, dove non ci sono barriere architettoniche. La sensazione di autonomia che qui acquisiscono è grande. Il fatto di essere qua ti dà una quantità di informazioni, di formazione e di esperienza. Vedere altri bimbi come il tuo, altri genitori come te, altri fratelli come te, permette di rompere alcune barriere mentali, fisiche, organizzative, di timori, di pensieri negativi. Per noi quest'anno è la prima esperienza allo stage Mio figlio ha quattro ruote. L'atmosfera è molto familiare, per la mia bambina è stata un'esperienza bellissima. Da parte delle altre famiglie c'è stata una grande apertura. Si instaura un rapporto di grande complicità e si impara tanto nella gestione dei propri figli. Si riesce con poche parole a scambiarsi i sentimenti, le sensazioni, anche non solo di dolore ma di gioia. Abbiamo diviso 115 bambini in 4 gruppi con attività mirate alla fascia di età di appartenenza, sia per il bambino con la SMA che per il bambino sano. Il gruppo baby è il gruppo di bambini dai 2 ai 4 anni. I bambini di 2 anni spesso non vanno all'asilo nido, per cui è la loro prima volta all'interno di un gruppo. Tutti i giochi sono adattati per essere fatti tutti insieme. Dobbiamo cercare di coinvolgere i bambini, farli sentire a loro agio. Cerchiamo di tenere i genitori il più lontano possibile. È un momento difficile perché è anche un po' la prima separazione vera che hanno questi bambini dai genitori e quindi dobbiamo essere molto bravi a proporre delle attività che siano per loro interessanti e divertenti, stimolanti, e dall'altro lato dobbiamo rassicurare i genitori che con la nostra professionalità e esperienza si possono fidare di lasciarci i loro bambini. Il gruppo dei Minion è il gruppo dei bambini con un'età dai 5 agli 8 anni. Abbiamo creato tutta una serie di attività pensate apposta perché potessero partecipare sia i bambini con la SMA che i fratelli. L'intento è quello di far vedere ai bambini che anche se siamo tutti diversi si possono fare insieme tante cose, si può giocare insieme, si può suonare insieme, si può cantare insieme. Poi la novità di quest'anno è anche la presenza di alcuni ragazzi che lavorano a Dynamo Camp. Ogni volontario presta tantissima attenzione anche durante le attività in modo da riuscire a aiutare i bambini a diventare proprio parte del gruppo. All'inizio c'è un momento un po' di smarrimento, tanti bambini diversi che tentano di fare tutti la stessa cosa, però alla fine, come diciamo noi, tutto è possibile. Sono il coordinatore del gruppo Junior per i bambini dagli 8 agli 11 anni. Mi piacerebbe trovare la giusta via di mezzo tra il fatto che loro siano qua in una situazione comunque di vacanza, divertimento e fare ciò che loro semplicemente piace, ma anche inserire qualcosa che possa essere utile. Nelle attività teatrali cerchiamo di esprimerci col corpo, un corpo che spesso per loro è in difficoltà, ma che ha tutta una serie di canali di espressività. E quindi di trovare prima di tutto anche dei modi per tirare fuori quello che c'è dentro, manifestare le emozioni positive ma anche le emozioni negative. Ieri abbiamo sperimentato il lavoro sulla ceramica ed è stato molto interessante perché loro, oltre ad aver sperimentato la manualità fine, sono potuti entrare anche in una dimensione di grande concentrazione. Il gruppo Superstar comprende ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni.
L'attività principale pensata per loro è quella di condivisione, nel senso che per loro quello che è veramente importante è passare del tempo insieme nel modo più autonomo possibile. È un'età particolare questa. Come tutti gli adolescenti, anche i ragazzi SMA del nostro gruppo cercano libertà. Lo staff e i volontari che sono nel gruppo Superstar ci sono, ma cercano di dare a loro la maggiore libertà nelle attività che facciamo. Un altro aspetto importante è stata la possibilità per i fratelli dei ragazzi SMA con la Fondazione Ariel, il poter parlare fra loro, l'opportunità di dirsi: anche io ho un fratello con atrofia muscolare spinale e questo cosa vuol dire per me? Quest'anno abbiamo ricevuto più di 60 candidature di volontari provenienti da università, scuole, corsi di formazione. Li abbiamo scelti per le loro qualità, le loro caratteristiche. I volontari sono stati formati per gestire sia l'aspetto critico che gli aspetti anche ludici, motori dei bambini. Mio figlio da quattro ruote dà tantissimo. Ci sono tornata quest'anno, ci tornerò l'anno prossimo perché i bambini sono tutto. Quello che ti comunicano loro con gli occhi, con le sopracciglia, muovendo un dito, penso che sia incredibile. Si può capire come si riesce a crescere grazie proprio alla malattia ed essere persone più vere, più autentiche. È un grande insegnamento. Io ho conosciuto mio figlio a quattro ruote tramite l'associazione di volontariato Kids Kicking Cancer. Mi occupo di karate, tecniche di meditazione e rilassamento. I genitori sono molto interessati all'attività mentale, mentre con i bambini lavoriamo molto a livello fisico e rispondono molto molto bene. Dopo aver scoperto, diciamo, aver avuto comunicazione di una patologia particolare che riguarda il proprio figlio, sicuramente ci vuole un momento di riflessione, occorre prendersi i propri tempi, però il mio grande consiglio, e lo dico perché è stata un'esperienza personale, è che il confronto con le altre famiglie, con altri genitori, è sicuramente un'arma vincente. La solitudine non aiuta. Mio figlio a quattro ruote è organizzato dal SAPRE, che è un servizio pubblico all'interno della Fondazione Policlinico di Milano. Nel corso di tutte le 8 edizioni hanno partecipato circa 250 famiglie. Amo mio figlio a quattro ruote perché è un'esperienza magica. È sorriso, felicità, sofferenza, ma stando insieme. Amo mio figlio a quattro ruote perché è proprio come tornare a casa dopo un lungo periodo di assenza. Qui tutti possiamo scoprire che basta poco per riuscire a superare degli ostacoli che sembrano insormontabili. C'è l'amore, c'è la passione di queste famiglie che, nonostante la difficoltà, sono già oltre. Amo mio figlio a quattro ruote perché riesce sempre ad emozionarmi e a sorprendermi. E mi commuovo nel pensare che ogni anno è sempre così. Amo mio figlio a quattro ruote perché serve per aprire le porte della propria casa e del proprio cuore. Amo mio figlio a quattro ruote perché sono un papà SMA. Ho avuto un figlio con la SMA che si chiamava Ettore. Tornare qua mi riavvicina a lui e alla promessa che in qualche modo ci siamo fatti, no? Ho capito che è stato un germoglio d'amore che si può diffondere. Stare qua mi riporta personalmente ad una dimensione di vita più profonda e a comprendere poi veramente quali sono le cose importanti che spesso nella vita quotidiana ci perdiamo. Amo mio figlio a quattro ruote perché è veramente un'esperienza coraggiosa per noi e per le famiglie.